Olè! Guardate che belle! Maglietta, cappellino, 3-time Italian Champion. Per la terza volta campione italiano consecutivamente. Tre stagioni davvero incredibili a bordo di tre auto diverse e come sempre è stata un'emozione unica anche solo ricordarlo. Il merchandising è già disponibile, basta contattarmi qui sotto nel link in descrizione per liberarti. Ovviamente tutto il merchandising sarà disponibile la prima volta che ci incontriamo, ma oggi, come sapete, non sono qui per parlare di questo. Diciamo che potrebbe essere uno dei video più attesi, più sconvolgenti di quest'anno, anche se solo una rivelazione che ancora sto vivendo anch'io stesso sulla mia pelle. Sono un po' scioccato, specialmente questi giorni, questo weekend che sto registrando. La Clio sta correndo a Nogaro, come sapete, per la prima tappa dell'Europeo. E tra le classifiche non mi avete visto presente, non ci sono. E ho quel certo magone addosso, quella sensazione un po' strana di voglia di esserci, di nostalgia, di stare lì con i miei compagni, di sfidare nuovamente piloti come Torelli, Puget, Milan, Jurado e tanti altri. E non essere parte di quella squadra, di quella famiglia della Renault fa un po' male, ma ci sta, il cambiamento è anche questo. Ho preso una scelta che ora scoprirete. Il campionato dell'anno scorso, Clio Cup 2023, l'ho vinto anche grazie al team MC Motor Tecnica, di cui anche quest'anno avrei dovuto far parte. Avevamo già un accordo che purtroppo è sfumato, ma non mi voglio soffermare su questo, ma bensì sulla chiamata che ho ricevuto qualche settimana fa. Ebbene, sono stato chiamato dal team Aikoa Racing, detentore del titolo italiano TCR 2023. Molti di voi sicuramente è un team che conosceranno, è un team che è nato da pochi anni ma ha già lasciato il segno appunto nel TCR 2023 con la vittoria col pilota Girolami. Le auto sono le Audi RS3, quindi per me è un'occasione importante, ho valutato a lungo la cosa. Mi hanno offerto di correre per loro nel campionato DSG, ovviamente con una buona proposta, insomma, almeno ci ho rifiutato molto e penso che sia un'occasione importante per me. Un'occasione di crescita, di voglia di imparare, di salire con auto più potenti, di comunque percorrere una carriera, una strada che penso sia giusta per me. Ovviamente le scelte non le sai mai, le fai di impatto, di impulso e spero almeno per me che sia quella giusta. Non sono più giovanissimo, ma non sono neanche così anziano. Ho 33 anni, non mi sento ancora di sedermi sugli allori. Ho fatto tanto in questi anni per crescere e quindi penso che questa svolta di correre in Audi sia per me la scelta giusta. Poi vediamo, quest'anno partiamo dal campionato TCR DSG che correrà una gara separata dal TCR sequenziale. Avremo circa 20 auto partenti, tra cui tanti nomi rinomati nella Clio e vecchi avversari, li andremo a scoprire nei primi test. E wow, un'esperienza incredibile, saliamo su una macchina con 350 cavalli contro i 200 della Clio. Tutta un'altra aerodinamica, altre gomme e altra gestione pneumatici, perché comunque abbiamo gara da 35 minuti. Un cambio di perfezione che non è un sequenziale come il SADEV della Clio. Ci sono tante cose nel forno che bollono in pentola, sono veramente gasatissimo. Tra qualche giorno avremo i primi test nel mio circuito di casa a Misano, poi faremo un altro test definitivo per conoscere un po' meglio la squadra, gli automatismi, il gestire le gomme, la macchina, per poi cominciare il campionato nel weekend del 5 maggio a Misano. Ovviamente gli sponsor anche qua sono una parte fondamentale. Sto ancora cercando una collaborazione che mi permetta di vivere serenamente un po' questa stagione, perché come sapete il motorsport è costosissimo, non ci sono margini di errori, anche picchiare una macchina del genere significa mettersi in difficoltà, almeno per me. Non navigo nell'oro e sto facendo il massimo, faccio corsi di istruttore, sono in cerca di sponsor, ho avuto tanti contatti queste settimane, però è veramente veramente difficile. Si parla comunque di cifre importanti, nonostante sia una proposta comunque valida per quello che sto facendo. Quello che posso fare sicuramente è continuare a vincere, dare il massimo di me stesso, ottenere grandi risultati e poi vedremo, non si sa mai se potrò portare avanti la mia carriera agonistica. Quello che potete fare voi diversamente è lasciare un like, iscrivervi al canale e commentare qui sotto il video. Se volete approfittare dei vantaggi degli abbonamenti vi invito a farlo qui sotto, troverete tutte le info dedicate in descrizione. Ovviamente vi porterò anche in pista nel weekend di gara con video, quest'anno avrò anche un videomaker al mio fianco. Avrò degli inviti, dei pass per voi che vi siete abbonati e speriamo di godere anche quest'anno, di dare sicuramente il massimo. Io ce la metterò tutta come sempre. Corro perché mi piace correre, fosse stato per me, guardate, e anche ripeto, anche questo weekend vedere la Clio ho un certo magone, una certa stretta. Correrei tutto il weekend, purtroppo non posso farlo per tanti motivi. E cosa posso dire? Innanzitutto auguro il miglior successo ai miei ex compagni dell'MC Motor Tecnica. Faccio il tifo per loro e spero con tutto il cuore che raccolgano il massimo possibile da questa stagione 2024. Se possibile li andrò a trovare nei circuiti italiani.
e sicuramente cercherò di preparare al meglio questa stagione agonistica che verrà. Il tempo non è poi tanto per cominciare, è una macchina totalmente nuova, totalmente differente. Sarà un bel banco di prova per la mia maturità, sia a livello fisico che psicologico, e quindi non resta che darci dentro. Sono gasatissimo, gasatissimo. Spero di portarvi tanti, tantissimi contenuti di qualità, ma soprattutto vincenti, e quindi darò il massimo per questo. Rimanete sintonizzati, noi ci vediamo tra qualche giorno ai primi test di Misano. Ciao a tutti!